Probabilmente la certezza che abbiamo tutti che Sindaco purtroppo di questo Crucoli. territorio ormai si è complessificato, e lo sappiamo in tutte le realtà ci sono fenomeni, insomma, di violenza, anche di malavita, e che naturalmente sono nella conoscenza piena del Continua potere nella sala consigliare del Comune di Scandale la rinnovare conferenza dei nuove sindaci significa convocata rinnovare d'urgenza dopo chiedere la forza l'attentato dell'attenzione, la sensibilità, subito dal sindaco sempre Caeri nella usato, seduta della molto in notte questo tra il 20 e il 21 momento anche settembre il prefetto Roparino, del 2011. quindi volevo dirti soltanto questa vicinanza mi da te e alla tua famiglia nel recuperare, proprio ti vedo tra qualche mese recuperare questo, io te lo dico in questo momento quasi con un sorriso, la serenità che ho recuperato io poi dopo quell'altro, la determinazione che ha contagiato mia moglie, lo diceva Ciccio, di solito le mogli di chi fa politica e anche dei sindaci sono sempre contrarie, perché stiamo sempre fuori casa, ci sono dei rischi. La determinazione è quella molla che è scattata anche in lei come reazione rispetto ad un fatto che intanto non merita nessun sindaco, avendo sposato il servizio per la collettività, per la cittadinanza. Poi rifacciamo questo servizio con errori, con progetti che non sembra riusciamo a portare a compimento, ma sicuramente con tanto impegno, passione, buona fede e soprattutto sempre raggiungibili. Non siamo nella torre d'avorio, siamo in mezzo alla gente, tra la gente. E io c'ho un posto in piazza dove tutti mi trovano in qualsiasi momento della giornata quando finito al comune. Quindi questa solidarietà, questa certezza che tu e la tua famiglia recupererete sicuramente, la serenità per un percorso che tu hai scelto, la comunità è dedicata, sicuramente tutti noi saremo sempre insieme al di là, come diceva anche ancora Ciccio, al di là delle nostre appartenenze, la nostra è la stessa, però questo è un, è come dire, un valore aggiunto per me, però per tutti noi vediamo che viviamo i nostri rapporti all'unisono, non c'è stata mai differenza e mai differenziazione, siamo tutti insieme sulla stessa parte in un territorio difficile, lo sapevamo, ma abbiamo, come dire, sposato, vedete, io sono al secondo mandato, finirò tra qualche anno, abbiamo sposato questo servizio per la cittadinanza, lo vogliamo portare a termine, tu a termine lo porterai, perché dicevo c'è anche questa formazione sindacale che è abituata alle lotte, quindi dovrai lottare, ma col tempo insomma ti darà ragione, ma come dire, le cose che farai ti daranno ragione, che dovranno anche superare questo momento di sconforto che è normale. Sindaco di Cutro Migale. Perché è un dibattito a caso, civile, democratico, di chi si sente di svolgere un ruolo importante sul territorio. Perché oggi i sindaci sono veramente le amministrazioni locali, sono quelle che effettivamente governano il territorio. E ci ce lo diceva all'inizio questa cosa. Perché il sindaco è l'immediato interlocutore dei bisogni, delle aspettative, no? Dei cittadini. E naturalmente momenti come questi che abbiamo vissuto anche di recente, anche amministratori della mia regione che hanno avuto, diciamo, dei momenti veramente tragici, anche con la bomba, diciamo, è stato fatto il gesto l'assessore Squillace. Però poi alla fine, l'ultimo momento, è come diciamo, la reazione che hai avuto tu, viene quella di dire, beh, ma chi me lo fa fare, diciamo, è una cosa spontanea che viene. Però uno poi riflette un momentino dopo e dice, ma perché io la devo dare vinta a questi soggetti? Che siano criminali o siano altri, quando si arriva a queste azioni, vanno condannate senza distinguo. Perché uno che incendia una macchina, uno che... diciamo mette anche, fa venire meno la tranquillità di una famiglia, è la cosa più grave che può avvenire. Ed è giusto che noi dobbiamo anche un po' rilanciare, non dobbiamo far passare niente, bisogna denunciare, perché l'errore che si commette
e certe volte di lasciar passare, tanto poi passa, è giusto che faccia Dio. Però bisogna prendere posizione, perché il nostro territorio è un territorio dove ci sono tante problematiche, e nel momento in cui un sindaco, come ha fatto la Sovino, che io mi sono, che tanti anni voi sapete, io mi sono veramente stupito del senso di responsabilità che ha avuto nella scelta di bloccare i lavori della discarica. È stato un gesto di piena responsabilità che non avviene ben sapendo che non ce l'abbiamo con nessuno di quelli, però noi abbiamo il compito di tutelare il nostro territorio, perché altrimenti se non facciamo questo ce ne dobbiamo andare a casa. E allora nel momento in cui siamo investiti di questa responsabilità e del governo del territorio, noi dobbiamo stare in prima linea e dobbiamo coinvolgere la comunità. Io condivido pienamente il suo sentimento, perché noi viviamo anche una realtà difficile, e chi ha fatto il sindaco sa che cosa significa di sentire, però sappiamo come dire, dobbiamo, perché il lavoro, caro Amoruso, proviene anche da questo, gli investimenti, lo sviluppo del lavoro, avviene se c'è sul territorio una democrazia, qua manca la democrazia, perché quando uno, un imprenditore, si mette a lavorare su un territorio, c'è sempre chi lo avvicina per condizionarlo, questo è il nostro problema. Allora o siamo capaci di portare avanti una linea chiara su queste cose e combattere con i mezzi che abbiamo noi a disposizione, con le scelte politiche, istituzionali, con una sinergia delle amministrazioni pubbliche, in concerto con il prefetto, con i carabinieri, con la polizia. Dobbiamo avere il coraggio di stare dalla parte dell'autorità, e così noi sconfiggiamo. Ecco perché io l'invito che rivolgo a Pasolini, che un sindaco alla prima esperienza, è anche giovane, e anche nonostante la sua, diciamo, poca esperienza, ha assunto già degli atti che lo hanno fatto crescere subito, perché sono cose queste qua, come nella vita, quando uno incontra la difficoltà diventa subito adulto e maturo, e così anche l'amministratore pubblico, quando si confronta con le difficoltà cresce subito, e quindi di valorizzare anche questa esperienza. Io credo che Scandale deve rispondere, così come ha risposto quando è stato il momento della discarica, deve rispondere anche adesso di stare vicino al sindaco Vasolino, e noi ci saremo pure insieme al sindaco Vasolino e insieme ai cittadini di Scandale, e se è necessario di organizzare anche un momento pubblico che è fondamentale, dove noi vogliamo vedere se i cittadini sono anche nelle battaglie per la democrazia, per la civiltà, per rompere